Va ora in onda a risentir le stelle, messaggio politico autogestito a pagamento. Non siamo un partito, non siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta. Ognuno vale uno, ognuno vale uno, ognuno vale uno, vale uno. Non siamo un partito, non siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta. Ognuno vale uno, ognuno vale uno, ognuno vale uno, vale uno. C'è un movimento senza capi né padroni, puoi trovarlo sotto la voce non associazioni, una rete di persone in connessione diretta. Siamo il Buonasera, buonasera a tutti i radioascoltatori. Oggi, 21 gennaio, siamo alla quattordicesima puntata del Risentir le Stelle, il nostro programma di approfondimento culturale e politico che ci permette di, diciamo così, viaggiare attraverso quelle che sono le notizie, gli ultimi aggiornamenti, quelli che sono i vari indirizzi che possono essere dati dagli ascoltatori e che noi accogliamo e cerchiamo di sviscerare insieme. Stasera abbiamo due ospiti, uno molto speciale, non me ne vorrà, Enrico, però io devo salutare in particolare il dottore De Felice che stasera è con noi ed è stato uno dei primi che ha accolto il messaggio della nostra trasmissione, perché noi diciamo sempre: venite, interagite con noi, venite a fare una chiacchierata, a noi fa molto piacere. E lui stasera ha accolto questo invito, ci fa molto piacere. E insieme a lui, che è medico ma è anche filosofo, cercheremo di parlare sia del tema dell'ambiente qui a Montoro, dell'attualità, e parleremo delle riforme, toccheremo anche il tema delle unioni civili, che ultimamente è davvero sensibile. Oltre a lui, che saluto, buonasera Luciano. Grazie, buonasera. È venuto a trovarci Enrico Barbato. Ciao Enrico. Buonasera a tutti. È venuto a trovarci perché ha fresche fresche per noi delle notizie che riguardano quella che è stata l'audizione per la terza commissione speciale in Regione Campania ieri mattina, durante la quale c'è stato un tavolo tecnico che ha affrontato, nell'ambito dei grandi problemi della Terra dei Fuochi, anche il problema di inquinamento che abbiamo qui a Montoro e Solofra, e quindi l'inquinamento della Solofrana. Enrico, ci vuoi dire come si sono svolti i lavori di ieri? Sì, allora, i lavori di ieri si sono svolti, partendo da un presupposto, dal presupposto che ha introdotto il consigliere capogruppo di Fratelli d'Italia Gambino, che ha voluto questo incontro, questa audizione, audizione sul tavolo della terza commissione consiliare speciale, mettendoci praticamente, equiparandoci anche al discorso della Terra dei Fuochi, delle ecomafie e ovviamente del tema delle bonifiche, che è quello che forse a noi più ci tocca, almeno fino a questo momento. E diciamo, il motivo per cui secondo lui è stato spinto a intavolare questo incontro è determinato proprio dalla manifestazione che si è svolta il 29 novembre a Solofra, il 29 novembre 2015, in particolar modo dalla condivisione, quindi dalla sottoscrizione delle varie dei vari suggerimenti, della lettera delle varie proposte che sono venute fuori dalla lettera aperta del comitato che è venuta fuori al termine della manifestazione. Sì. E proprio perché si condivideva in maniera concreta le azioni che erano state scritte e sottoscritte dai vari sindaci che hanno partecipato, a questo punto si voleva capire effettivamente fino a che punto a livello istituzionale si voleva arrivare. Sì. Positivamente va preso questo incontro, da una parte perché comunque si è capito da subito chi effettivamente voleva affrontare il problema e fino a che punto effettivamente si voleva arrivare, anche se poi i termini, diciamo, sono scemati nei singoli interventi, nelle singole stanze, continuando a, come dire, a limitarsi alle proprie responsabilità rispetto a quello che già si è fatto, perché fondamentalmente all'interno di questo tavolo erano stati invitati anche degli enti funzionali come la GORI e come l'ARCADIS,
che tra l'altro ha anche allargato, diciamo, il discorso. Non l'alto calore. Non l'alto calore e non l'ARPA, che infatti mi anticipavo su questo. E sostanzialmente, diciamo, ognuno si è limitato a dire che rispettivamente per le proprie competenze, insomma, fin qui non hanno riscontrato alcun tipo di valore anomalo. Quindi noi abbiamo depositato agli atti i video depositati dal signor Ermete De Maio, che pure fa parte dell'associazione, comitato. Del comitato. Sì, siamo stati invitati anche a... Esattamente, abbiamo anche avuto modo di intervenire. Io personalmente ho chiuso, diciamo così, l'incontro, avendo anche, tra virgolette, la fortuna di fare delle osservazioni rispetto a quello che già si era detto, ma senza voler tornare a fare una polemica, diciamo, non abbiamo avuto alcun tipo di replica, se non sulla questione delle centraline, perché inizialmente il sindaco di Montoro, Mario Bianchino, aveva giustamente insistito con la questione di dover avere un monitoraggio dell'acqua e delle aree costante, permanente, in particolar modo su due punti. Quindi in maniera concreta aveva richiesto, appunto, di iniziare a chiusa San Pietro, sì, località chiusa e sul ponte di San Pietro. Dell'acqua, dell'aria? No, permanente sia dell'acqua che dell'aria. Sia dell'acqua che dell'aria. A questo, tra l'altro, c'era stata già una prima risposta da parte del direttore generale Marrazzo dell'Arcadis, che dilungandosi proprio sull'argomento delle vasche di laminazione aveva comunque già introdotto l'idea di voler installare 14 centraline lungo tutto il fiume Sarno. Anche se qui abbiamo riscontrato un dato anomalo, perché fondamentalmente i primi 12 mesi sia la quantità venivano monitorate sia la quantità che la qualità delle acque, al 13° mese soltanto la quantità. Quindi si va a fiducia sulla qualità dell'acqua, insomma, l'osservazione che si era fatta era questo, e non c'è stata alcuna risposta riguardo a questo quesito, tale quesito. E allo stesso modo poi c'è stata un'ulteriore risposta del consigliere, il signore dell'Arcadis, sì, il direttore generale Marrazzo, se non sbaglio, non ha alcun interesse naturalmente ha letto una lettera scuso e anche per la conclusione affrettata, no, ha letto una lettera, no, vabbè, lui più che altro ha tenuto a precisare, anche perché insieme a noi c'era anche a rappresentare il comitato c'era anche Emidio Ventre, quindi il presidente del comitato stesso, che in un certo senso non si voleva parlare delle vasche di laminazione, non si è capito in che modo alla fine si è arrivati a deviare il discorso su una cosa che è comunque un tema caldo. Più che altro Emidio aveva provato comunque a far capire che da una parte sono correlati i problemi delle vasche di laminazione con l'inquinamento e con gli sversamenti. L'oggetto dell'esposto che hanno presentato, che riguarda proprio una legge che vieta lo sversamento e la laminazione di acque contenenti, sì, degli inquinanti, per, sì, cui il discorso è tutto lì, insomma, se ci sono degli inquinanti non si può proprio permettere che queste acque vengano laminate, quindi disperse su un terreno. E invece clamorosamente il direttore dell'Arcadis ci ha detto che è anche inserito online, appunto, questi dati, ci ha detto che il 29 ottobre nel post alluvione, insomma, sono stati effettuati dei prelievi in località Cicalesi nella vasca e risulta tutto a posto. La stessa cosa, Emidio si diceva convinto di possibile contaminazione da tetracloretilene delle falde acquifere, anche per quanto riguarda i pozzi che sono localizzati a Castel San Giorgio, quindi si era interpellata anche la Gori. E anche lì, con sia in riferimento a delle analisi esterne, sia in riferimento anche a delle analisi fatte internamente alla Gori stessa, risulta praticamente tutto pulito, comunque nulla di anomalo o nulla di strano. Anche se il discorso, diciamo, fatto dal dirigente della Gori era comunque preoccupante, perché diceva, se si continua in questo modo e se effettivamente la sostanza del tetracloretilene continua ad insistere di falda in falda fino a Sarno, eventualmente noi saremo uno dei primi ad essere colpiti per la contaminazione della falda stessa. Quindi stiamo monitorando ed eventualmente possiamo anche decidere insieme dei punti di campionamento. Quindi in quel senso lì c'è stata disponibilità, però dispiace che comunque non sono stati invitati, perché non è che sono stati assenti loro, non sono stati invitati nell'ARPAC, nell'alto calore, quindi non sapevamo neanche fino a che punto potevamo interpellare gli altri enti, che erano quelli che più di tutti potevano darci delle risposte e darci manforte sull'argomento.
Capisco perfettamente, Enrico, ma quindi i risultati che sono usciti fuori da questo tavolo? I risultati che sono usciti fuori, diciamo, sono... non sono stati molto concreti sotto il profilo delle decisioni. Forse è stato un tavolo preliminare, anche perché ci siamo lasciati dicendo che ci saremmo sicuramente rincontrati, sì, senza aver fissato ancora nulla. Io ho letto un'intervista del, non ricordo quale portale online, relativo all'Agro-Nocerino Sarnese, del consigliere Gambino, che comunque si diceva soddisfatto per... in termini di dialogo, e soprattutto perché siamo tutti d'accordo ad installare le famose 14 centraline. Però se un siamo risultato già aver portato allo stesso tavolo quelle persone, no, ma guarda, da una parte a distanza da quanti anni dall'emergenza, che poi non parliamo ormai di dati, ma all'emergenza, cioè. Sì, infatti c'è da dire proprio questo. Noi in quanto comitato siamo arrivati, diciamo, fin laddove potevamo arrivare in termini di iniziative. Sì. Ora come ora possiamo soltanto monitorare la situazione e capire se effettivamente si sta agendo o se è stata soltanto una manifestazione di interessi apparente, quella del 29 novembre. Un contentino. Sì. C'erano anche gli amministratori del comune di Solofra? Sì, c'era, te l'ho detto, c'era il consigliere, se non sbaglio, Luigi De Stefano, che ha ribadito non c'era il sindaco per impegni. Ho provato a chiedere anche questo, ma lui ci ha detto anche, diciamo, i motivi, non stiamo qui a riportarli, ma comunque per impegni suoi personali non poteva essere presente. Sostanzialmente loro hanno ribadito la loro posizione, riferimento al fatto che in quanto amministratori non sanno cos'altro poter fare, anzi hanno ribadito la posizione della tripla condotta fognaria, del censimento, e si sono limitati a questo fino ad arrivare comunque a non rispondere però su questo secondo punto ad una mia osservazione, perché ci siamo praticamente salutati dal momento in cui ho chiesto a quando risaliva il censimento stesso, perché ho riportato esplicitamente un'ipotesi secondo cui potrebbe effettivamente svolgersi il meccanismo con cui si va a sversare all'interno del torrente della Solofrana, ed è un'ipotesi che secondo me è la più plausibile. Cioè, dal momento in cui questo censimento non è stato aggiornato e diverse aziende sono fallite o hanno delocalizzato all'esterno del distretto industriale, sì, per quelle aziende che sono rimaste attive c'è probabilmente l'opportunità, visto che comunque l'azienda sparisce giuridicamente ma la struttura è lì presente, non è stata smantellata, c'è eventualmente la possibilità di raggiungere quelle aziende dismesse ma che hanno comunque un collettore, hanno comunque degli scarichi agganciati al torrente, perché se non si aggiorna il censimento in virtù anche di questo discorso legato alle strutture dismesse, probabilmente forse abbiamo già trovato un primo punto su cui poter intervenire, diverso dalle centraline. Questo sicuramente è un punto di partenza, però diciamo così che il problema è molto più vecchio. Si è parlato anche dell'ammontare, del costo, non so. Di in termini economici assolutamente nulla. Più che altro è dispiaciuto perché vedere soltanto pochi amministratori rispetto a quelli che avevano poi realmente sottoscritto quel documento. E soprattutto è dispiaciuto vedere che il buon presupposto di sentirsi sollecitati da quell'elenco di azioni, che sono lui di 10 punti, quindi non è una sola azione, ne sono 10. Alla fine di quello non si è minimamente parlato. La risposta è magra, è stata magra. Sì, per ora è stata magra. Voglio augurarmi soltanto che sia stato, diciamo, un tavolo preliminare e null'altro, che abbia in un certo senso portato a rendere magro proprio l'argomento. Benissimo, se questi sono i fatti, allora io chiederei a un occhio attento che segue il problema da tanto tempo, che con il laboratorio Montoro ha portato una prima manifestazione già 2 anni or sono fino a Solofra, come quella del 29. Luciano, cosa ne pensi della situazione? È stato fatto frutto di tutto quello che sono state le azioni che mano a mano nel tempo sono state portate avanti sul problema della Solofrana, oppure è sempre lo stesso ricorso? Cioè si crea il problema, cioè si crea una lente di ingrandimento, la sensibilità delle persone aumenta, si finge questa soluzione e non si arriva poi in realtà a risolvere il problema.
Beh, il problema ambiente ovviamente è complesso, ne abbiamo visti, ne abbiamo sentiti proprio adesso dalla relazione acquistante di Enrico, che è una questione tecnica molto molto complessa. Ma la tua domanda evidentemente a me è di diversa origine, diversa natura. Al momento della costituzione del laboratorio, proprio perché doveva essere in incubazione un pensiero, naturalmente io addirittura volevo, era un paradosso naturalmente, volevo evitare il termine ambiente, perché a mio avviso l'ambiente ovviamente, per come è l'antropizzazione, cioè com'è l'uomo che vive nell'ambiente, potrebbe essere naturalmente diverso per chi vive ai poli, per chi vive all'equatore, ovviamente. Quindi l'ambiente è relativo, è come il tempo, è come è la nostra costruzione l'ambiente. Si potrebbe addirittura pensare che converrebbe inquinare per poi creare una specie umana che sia addirittura un'evoluzione. Ecco, un'evoluzione. Se i nostri politici aspettano questo, indubbiamente potrebbe essere la via buona. Quindi io avrei addirittura eliminato il termine ambiente, perché ambiente tutto sommato non vuol dire niente. Oppure quello che diceva in acque, terra e luoghi Ippocrate è, diciamo, come si vive in un determinato luogo. Allora l'argomento è diverso, diciamo, ecco, se interpreto la tua domanda. Se interpreto la tua domanda, l'argomento è diverso, cioè la domanda è uno solo, cioè l'educazione e la cultura. Allora possiamo dire che la risposta alla tua domanda sicuramente è negativa. Non si è fatto assolutamente nulla. Perché? Perché? Ma per tanti motivi. E forse Enrico in qualche passaggio l'ha anche detto, perché poi in realtà se noi ci riferiamo a quello che naturalmente adesso è il discorso di postare sul social, allora naturalmente posso riferire la locuzione you are what you like, cioè tu sei ciò che preferisci. Non c'è altra spiegazione, perché quando ti chiedono qualcosa su condivisione, e ne parlavo prima, ha usato proprio il termine condivisione, ti condividi. Cioè non esprimere la tua opinione. Quindi noi attualmente non esprimiamo nessuna opinione. Condividiamo o non condividiamo? E questo ci porta poi alla seconda considerazione, che naturalmente abbiamo un problema di dipendenza, cioè a chi casomai eventualmente ci introduce un determinato argomento, cioè se non può fare ovviamente un riferimento alla politica, però è ovvio. Allora è naturale che in questo caso non è che dà un'educazione tale, per cui diciamo, se dovessimo, tu hai fatto riferimento alla mia esperienza come medico, non è il mio campo indubbiamente, però è un campo naturalmente adesso in grande spolvero, anche per delle ottime ricerche italiane, quello della neuroscienza, cioè dei cosiddetti neuroni specchio. C'è qualcuno che fa qualcosa per imitazione. Lo può fare sia perché casomai può essere du friture, cioè perché se casomai eventualmente io sono a Scambia, la 167, ho un'amicizia, cioè, mi comporterò molto probabilmente come il boss che io ho di riferimento. Se io vedo un politico come si comporta, probabilmente mi comporterò allo stesso modo. E quindi quello che diceva Enrico, cioè di eventualmente lui adombrava, non lo poteva dire perché non aveva la certezza, ma che in una, diciamo, in una factory fantasma potesse esistere qualcuno che agisse spregiando la legge, ma questo naturalmente non è un discorso di ambiente, questo è un discorso semplicemente naturalmente di delinquenza. Allora diciamo, ritorniamo a quello che dicevi tu, perché il laboratorio avrebbe voluto dare questo impulso, quindi soltanto cultura e soltanto educazione. Perché nasceva in questo modo, cioè nasceva come risposta esclusivamente dovuta e voluta dai cittadini per quanto riguarda un problema. Però noi, ecco, e concludo, sappiamo che la politica si basa su due principi fondamentali, quello della responsabilità, e su questo poi ci sarebbe da discutere. Adesso potremmo fare, diceva Gianfranco, appunto, noi su questo potremmo fare esattamente, oppure sulla rappresentatività. E quando c'è la rappresentanza, e la rappresentanza rappresenta questo, noi non ci possiamo aspettare altro, perché la rappresentanza siamo noi stessi.
e chi ci rappresenta. Quindi di conseguenza i due aspetti, nessuno ha mai sostenuto naturalmente che la politica debba essere la morale, no, ci sono altri magisteri, forse ci sarà la Chiesa per chi è credente, ci sarà però ha sempre un significato etico, cioè di comportamento. Allora il comportamento va dal bambino che butta la carta di sigaretta a terra perché il papà butta la cicca. E quindi di conseguenza diciamo poi abbiamo il problema dell'inquinamento. Il laboratorio voleva essere la partecipazione attiva, poi naturalmente nel momento in cui diciamo ecco esistono altri meccanismi, perché tu sai che naturalmente la politica è soprattutto scontro. Ecco, i fatti di Quarto o altri fatti, poi se ne potrà parlare, ma essendo scontro di per sé stesso, prevale chi è più forte. Chi poi è più forte, lo dice Machiavelli, no? Quindi diciamo, l'autore, lo scrittore di politica più apprezzato in tutto il mondo da Howard a Oxford, eccetera, perché dice che il fine giustifica il mezzo. Quindi diciamo, se il mezzo è il potere naturalmente si nutre naturalmente dello scontro. Questo poi naturalmente sarebbe un grosso discorso da prendere pure sulla coesione sociale, su quello che può essere, diciamo, forse a mio avviso, ecco, ma anticipo forse un tema, la mancanza integrazione fra quello che tra poi poco era lo affrontiamo perché uno dei temi del laboratorio Montoro, no, uno dei temi del laboratorio Montoro era anche quello della consulta alle frazioni. Il frazionismo, ovviamente, diciamo, il problema del frazionismo è il problema di Montoro, esatto. Perché sennò altrimenti sarebbe una battuta, intendiamoci, però sarebbe a questo punto da valutare il secessionismo, cioè che alcune frazioni che casomai si ritengono eccetera creano le premesse eventualmente, no, e vabbè, è una battuta, null'altro, però è chiaro che come c'è una unità ci deve essere dopo il superamento, diciamo, di quello che doveva essere il frazionismo, non l'accentuazione dello stesso, perché sennò altrimenti a questo punto si potrebbe chiedere il secessionismo. Cioè, se tu non hai l'unità d'Italia vera, è inutile chiedere poi alla Lega di far parte eventualmente organicamente con te di una. Puoi farlo soltanto in un modo, facendo una Lega del Sud, ma diventa una protesta. Questo è il concetto, è questo. È molto interessante il discorso tra cultura e biologia, quindi potremmo attribuire alla nostra stessa capacità di adattamento al nostro corpo. Noi siamo talmente adattati al clima italiano, così, tra virgolette, di pseudo omertà felice, così, che dobbiamo cercare allo specchio le nostre colpe, in pratica. Ma i neuroni specchio sono proprio questo. No, lo specchio è detto fisicamente. Ed è uno specchio mentale, perché noi guardiamo, osserviamo l'occhio, certo. È come una telecamera, perciò io prima facevo il riferimento ai social, perché la nostra telecamera ci porta poi all'elaborazione anche di quello che si chiama la neuroestetica, cioè noi sì. Ciò che ci sembra bello. Il nostro fenotipo si è esattamente, perché il bello assoluto, questo lo diceva Platone, lui dice la filosofia, no? E il Il bello che cos'è? Lui diceva, diciamo, kalos esti agathos, cioè il bello è anche il buono, cioè ciò che è giusto è buono. Cioè, se qualcosa fa male, non so, se la pasta e il fagiolo fa male, allora vuol dire che non è. Se fa bene, invece vuol dire che è buono. L'inganno nella percezione, però. Ciò che viene percepito come giusto diventa automaticamente buono. Ma la percezione può non coincidere con quella realtà. Però è vero questo. Però la percezione ha delle connotazioni. Può essere la commozione, può essere la sensazione, non è soltanto io quello che percepisco, perché anche diciamo si valuta il coma attraverso la percezione, diciamo. Quindi c'è qualcosa che si percepisce comunque, pure il bimbo il feto nel grembo della mamma percepisce. E tanto è vero che si ritiene che, ad esempio, come diritti civili, diciamo, quello che è stato l'aborto è perché fino al 129esimo giorno, naturalmente, perché non si è formato il sistema nervoso, diciamo, non c'è percezione. E quindi, di conseguenza, diciamo, ciò che avviene non è percepito. E questo qualcuno lo sostiene anche per quanto riguarda la pesca, la caccia. Insomma, questo poi è un argomento molto vasto, quello che noi percepiamo e poi tramutiamo naturalmente in azioni. Esatto.
In essenza. In essenza. Il discorso si sta allargando e allora a proposito di questo possiamo già iniziare a parlare di uno dei temi di respiro nazionale. Se che posso... Sì, Francesco, assolutamente. Volevo riagganciarmi al fatto della... due piccole cose, insomma. Sì. Noi, il nostro, il motivo, il leitmotiv di questa trasmissione è proprio la percezione. Noi vorremmo creare una percezione, quindi un senso del giusto, del buono, un attimino diverso da quello che sia... accendendo la sera la TV e, con tutto il rispetto parlando naturalmente, che mettendo, non so, su Rai 1, sulla 7. Tu guardi il telegiornale? Beh, per essere informato sei coraggioso notizie, abbastanza per guardare. D'altra parte, leggere a volte è preferibile un giornale, però chiaramente ognuno di noi si serve degli strumenti che ha, è come dire l'automobile, è giusto guardarlo. Non lo si ama, però anche il computer non lo si ama, per esempio, però lo si usa. Io per esempio li guardo ogni tanto quando mi sento abbastanza forte per farlo, per andare a capire dove vogliono parare, dove vogliono andare a parare, insomma. E per quanto riguarda i tentativi che facciamo per sensibilizzare, insomma, per cambiare un po' il sentire comune, di recente abbiamo protocollato con il nostro gruppo di attivisti un oggetto che riguarda il miglioramento, appunto, di questo vivere comune e l'applicazione di alcune recenti modifiche. Gianfranco, ce ne vuoi parlare tu? No. Okay. Assino bene. Ci facevo una puntualizzazione, piccole, Gianfranco, piccole, perché è stato protocollato proprio pochi giorni fa. Sì, sì, giusto il 21, insomma, oggi proprio. Due giorni fa. Ok. E per quanto riguarda l'articolo 232 bis, riguarda i rifiuti prodotti da fumo, parlavamo di ambiente, prima parlavamo di cultura, di sensibilità, di informazione e percezione. Ecco, se iniziamo a dare l'esempio, insomma, anche dalle piccole cose... Se crediamo una cicca di sigaretta, una gomma da masticare, l'abbandono di oggetti per strada, insomma, ciò che è in realtà è la nostra cultura. Prima il dottor De Felice intendeva probabilmente implicitamente dire che l'ambiente è un riflesso della nostra percezione, quindi se noi lo percepiamo come un'estensione di noi stessi e applichiamo appunto quella dimensione del rispetto e del bene, insomma, che vogliamo a noi stessi, e non dovrebbe quasi neppure parlare di ambiente. Noi purtroppo siamo costretti a farlo, lo facciamo secondo le nostre possibilità, quindi attraverso questa piccola richiesta abbiamo voluto appunto dare il nostro piccolo contributo al rispetto delle nostre strade, dell'ambiente, per migliorare la vivibilità del nostro, piccole cose, insomma, però la pioggia è fatta di gocce, insomma. Esatto. E a proposito di pioggia, dobbiamo ricordare alle persone che sanno che non so, poi dopo se prendono provvedimenti lì al comune i responsabili e poi sensibilmente prendere provvedimenti, ma in realtà ci sta un, diciamo, comunque un'ordinanza, cioè una legge che ha sottolineato al devono solo recepirla, insomma. Entro il 2 febbraio si dovrebbero svegliare i vigili urbani e vedere se una persona butta una cicca a terra, c'è una multa da 30 a 300 euro. Quindi mi chiedo, ma ci sono dei cestini o degli appositi? Ci sono dei come contenitori? La devo mangiare? Dove la devo infilare questa cicca una volta che l'ho finita di fumare? Cioè, quindi qualcosa dovrà avvenire. Diciamo che ci sono dei precursori che portano il posacenere tascabile. E si chiamano cenerini. Quindi diamo questa notizia. Che vengono venduti obbligatoriamente con i pacchetti di sigarette all'estero. Allora, all'estero è così. All'estero è così, ma a Milano già ci sono, sono stati distribuiti al comune, hanno fatto una spesa, 25.000 euro, e li hanno distribuiti ai bar da dare alle persone lì davanti, gratuitamente. E allora, noi diciamo, stiamo pensando, ma non dico che deve fare una grande spesa il nostro... comune. Però quello che spende in termini di spazzini, semmai lo risparmia. Bra, perché è un investimento più che una spesa. Io, per esempio, mi sono una volta informato a proposito, e quindi dopo andiamo in pubblicità perché è tardi. Raffaele Fasegno. Sì. Fasegno e Raffaele ci ha ammazzato. E ci sta il 40% della spazzatura che sta sulle coste del Mediterraneo, è uguale, cioè è fatto tutto da cicche. E quindi, volendo prelevare da questa cicca una particella fibrosa e renderla come isolamenti e l'altra parte riciclarla per altre cose, si potrebbero fare tantissimi pannelli isolanti. Quindi, voglio dire, tanto si può. Pensiamo a non sporcare il mondo. Grazie Gianfranco, mandiamo la pubblicità nella seconda parte. Enrico,
Sarai con noi? Io devo abbandonarvi. Ah, ci saluti. Allora, ci saluto Enrico. Buonasera a tutti. Però contiamo di ritrovarti, ci devi aggiornare sulla situazione in Regione Campania, mentre ci teniamo stretto. Speriamo di rivederci presto, sì. Grazie. Così anche l'occasione per pubblicizzare la pagina. Comitato difendiamo Salute Ambiente Montoro, abbiamo bisogno un po' di tutti, insomma, ciascuno secondo le proprie possibilità. Esattamente. Grazie a tutti e buona serata. Ciao, ciao. Ciao Enrico, ci teniamo stretto invece il dottore, perché per la seconda parte parleremo anche di temi nazionali. A tra poco. Italia liberata, l'Italia delle valze, l'Italia del caffè, l'Italia derubata e colpita al cuore, viva l'Italia, l'Italia che non muore, viva l'Italia, presa a tradimento, l'Italia assassinata dai giornali e dal cemento. L'Italia con gli occhi asciutti nella notte scura, viva l'Italia, l'Italia che non ha paura. Viva l'Italia. Tutti non ce la prendiamo con la storia, ma io dico che la colpa è nostra. È evidente che la gente è poco seria quando parla di sinistra o destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Fare il bagno nella vasca è... Allora, eccoci qui in radio per la seconda parte della nostra trasmissione A risentire le stelle. Io ne approfitto per ricordarvi che ci potete contattare allo 0825 52 35 65 o mandarci, se preferite, un messaggio WhatsApp anche al 393 0476 075. Come abbiamo fatto in altri casi, noi raccogliamo il vostro messaggio, lo leggiamo in diretta e cerchiamo di rispondere insieme a quelle che possono essere delle domande o delle osservazioni. Io comincio subito a fare delle domande a Luciano, perché lo avevamo lasciato in sospeso su alcuni argomenti che lui aveva toccato, però io voglio andare un po' più a fondo e gli faccio due domande che forse in realtà si coincidono. Allora, diciamo, a due anni, più di due anni ormai dall'unificazione di Montoro, che cosa davvero abbiamo unito? E poi soprattutto il problema delle frazioni che tu affrontavi prima. Il comune con l'ultimo consiglio comunale di settembre aveva iniziato a parlare di consulta delle associazioni e delle frazioni con rappresentanza di cittadini e di rappresentanti delle associazioni, quindi all'interno del discorso comunale. Ecco, serve questo strumento? Ne abbiamo bisogno o era soltanto propaganda elettorale? Allora, diciamo che in linea di massima potremmo... come dire, per quanto riguarda questi due anni potremmo usare le parole di Papa Francesco: chi sono io per giudicare e chi è in grado di giudicare? Probabilmente nessuno, perché siamo spinti dalle nostre pulsioni, siamo spinti dalle nostre aspirazioni, dalle nostre ambizioni, e quindi di conseguenza basti ricordare che all'ultima tornata elettorale 300 giovani e più avevano il desiderio di esprimere la loro opinione. Quindi questo è significativo di qualcosa. Quindi assolutamente non è possibile né dare voti né dare giudizi. Diciamo, dal punto di vista tecnico poi neanche si può dire, perché ovviamente le difficoltà che si sono incontrate nell'unire i due processi e comporta però una riflessione, questo comporta sicuramente una riflessione. E prima riflessione di origine proprio storica, perché quello che poi, diciamo, tutto sommato è un po' la mia passione. Sì, il punto di partenza, la mia passione. Ah sì, ricordiamo, eccetera, che tu hai una bellissima rubrica su un giornale. Sì, ecco, dal punto di vista storico si può dire che, non so, alcune cose, ad esempio la nostra superstrada, che poi sarebbe, diciamo, quella che va da Salerno ad Avellino, che poi sarebbe una sorta di, come la vogliamo
una complanare, fino a un certo punto è sicuramente complanare con la Napoli-Bari, con l'autostrada del Sud, con la Napoli-Bari. Diventa una curva, fa una curva al momento in cui affronta il Monte Pergola e gira per Serino, certo. Che come noi sappiamo, anche dal punto di vista geografico, Montoro è diciamo una valle che poi ha come un otto, ha una chiusa, appunto frazione chiusa, e poi c'ha l'altra valle che è Solofra. Quindi diciamo che il primo anello, quello che è verso San Severino fino alla chiusa, in realtà non è un anello, lo potremmo dire è un rombo, con i quattro santuari che i nostri avi ci hanno lasciato per eredità, certo. San Cipriano che rappresenta l'ovest, San Bandaleone che rappresenta l'est, San Michele, le grotte di San Michele che rappresenta il nord, e l'Incoronata che rappresenta il sud, sì. Quindi diciamo questo è grosso modo. Quindi non si vede se si attraversa il diciamo questo rombo, perché deve essere diviso in nord e sud. È altimetricamente valido il discorso, ma non lo è storicamente, perché la stessa diciamo via dei due principati che va dal lungomare di Salerno all'arco di Traiano di Benevento, naturalmente hanno percorso, ovviamente è la stessa cosa a ferrovia. Certo. Quindi diciamo questo potrebbe essere un significato anche per dividere, ecco, io parlavo prima di secessione, era in termini di battuta, ma comunque l'ovest o l'est sono dei punti cardinali diversi dal nord e dal sud. Certo. Si parlava d'ambiente, no? Quando perché le chiese sono rivolte al sole che sorge, perché il letto si metteva diciamo al nord, perché si faceva questo per l'educazione ambientale. Quello che si riferisce al discorso, non dire no, me l'ha detto il tecnico, me l'ha detto la. No, l'avranno detto i cittadini. Ecco la differenza, diciamo, della consultazione. La partecipazione, perché lo dice Gabber, no, noi non viviamo su un albero. Ecco, questo è uno spunto pure per quanto riguarda eventualmente la gentilezza di Raffaele. È una fonte che cerchiamo. È una fonte, noi non viviamo sopra un albero. La libertà è partecipazione. Non indottrinamento, ed esercitarlo. Come si esercita? Si esercita tramite le istituzioni, sicuramente, perché l'istituzione in realtà è quello che dicevamo prima a proposito dell'educazione per quanto riguarda l'ambiente, è la cinghia di trasmissione fra il cittadino e il potere. Il potere non è di chi lo esercita, perché noi sappiamo che per la nostra Costituzione il potere è del popolo, che lo esercita tramite appunto le istituzioni, tramite gli strumenti che sono a disposizione. Questa è la Costituzione. La Costituzione naturalmente si può costituire, ovviamente una società si può costituire. Costituzione significa costituzionalistica, in medicina significa come è costituito il corpo umano. È una branca molto importante, era importante il tema del fascismo con il professor Lambertini, quando nacque appunto l'ISEF, no? L'Istituto Superiore di Educazione Fisica, era la costituzionalistica. Quindi Costituzione significa tutto ciò che costituisce. E quindi naturalmente, se ricordiamo il discorso di Agrippa al popolo romano, non è soltanto lo stomaco che costituisce il corpo umano. Allora perché dare sempre il vantaggio alla pancia? Ma non per essere populista o non populista, perché noi l'abbiamo visto pure con la polemica di Sarri-Mancini, no? Certo. E Sarri dice, io a un certo punto dice, io non l'ho offeso, perché se dovevo offendere lo chiamavo democristiano. Quindi come a dire che c'era una rivalsa, tutto sommato, da parte di chi era stato in fonderia, di chi era stato operaio, di chi è povero, di chi tutto il resto, il quale vede o nella politica o vede casomai in chi gli dà, attraverso la limitazione di falsi comportamenti, il modo per cui non può accedere anch'egli, diciamo, alla scala sociale, e cioè attraverso la cultura, che è sempre l'unico, e che quindi l'educazione. Ecco perché io dico che quello che è la chiave. Abbiamo capito perfettamente. Però riguardo alla consulta delle frazioni, invece, più in particolare. Ecco, per quanto riguarda le frazioni, il frazionismo è il motivo per cui diciamo, noi possiamo ovviamente, naturalmente, dare il termine di città, cittadino, è il principio, anche se anche qui i romani per esempio facevano una differenza fra il civium, l'oppidum, diciamo la civitas, eccetera, perché c'era una differenza di quello che intendiamo. Per città
noi intendiamo quella, almeno nel termine moderno, è quella che deriva, diciamo, dal termine medioevale di città, cinta da mura, le quali praticamente all'interno hanno, diciamo, le cosiddette istituzioni. E quindi di conseguenza al tempo di Dante il trivio, il quadrivio, cioè chi fa il falegname, chi fa l'artigiano, chi fa il farmacista, le attività, ecco, tutte le attività si stabiliscono sotto questa forma. Quindi diciamo qual è, quello che diceva prima Gianfranco, la partecipazione del cittadino alla propria, ecco, proprio attraverso lo spacchettamento, diciamo, tutto sommato, delle frazioni. Così si evita, diciamo, eventualmente, che voglio dire, l'eccessivo considerare che la propria processione, che il proprio santo, che il proprio, che voglio dire, perché avviene questo? Perché? Perché avviene, perché abbiamo detto, è nell'uomo, è insito nell'uomo il come dire, il dover per forza, diciamo, far valere le proprie ragioni contro quello che diceva Voltaire, no? Ecco perché gli integralisti hanno fatto diciamo, l'attentato a Blois, Voltaire, non a caso, perché Voltaire diceva: io mi batto per le mie idee, però mi batterò ancora di più affinché tu le possa esprimere. Allora, diciamo, quando non so, Don Domenico Spisso, ma ci sono anche altri esempi, ha riunito, diciamo, nella Nova Spes, e non a caso Nova Spes significa nuova speranza, diciamo, perché era una sola parrocchia, San Pietro, Caliano e Sant'Eustachio, quindi hanno fatto una sola squadra di calcio, così come è avvenuto con Città di Mondoro a Preturo, eccetera, che sono andati anche alla ricerca di altre. Allora, ma perché tanti forum, comitati, insomma, perché dover per forza, per affermare la propria partecipazione, eccetera, non si può avere un organismo che sia, diciamo, anche se diviso, ma che poi si riunisca? Sì, una centralità delle idee, una centralità di cultura, una centralità di cammino. A tal proposito volevo far osservare che le consulte non saranno delle frazioni, perché questo potrebbe, sì, poi continuare a rafforzare appunto il campanilismo, ma saranno consulte tematiche, se non sbaglio sono 5, sono divise per lavoro, ambiente, ambito e così via, quindi per ambito, a cui possono partecipare tutte le frazioni, quindi tutti, sarà, tutti i cittadini. No, si riferiva, credo, Niccolò, al discorso del laboratorio per quanto riguarda la consulta delle frazioni. Proprio perché noi avevamo anche nel referendum che aveva portato alla Costituzione, chiamiamola come il termine esatto, alla Costituzione del nuovo organismo, ecco, noi l'avevamo portato come fonte di dibattito, come che poteva precludere sicuramente non precludere eventualmente a una forma più vasta. Faccio un esempio banale, non significa niente assolutamente, perché va bene così com'è, non si discute, ma dal punto di vista logico era più logico, diciamo, che Torquato mantenesse la propria, diciamo, particolare indipendenza, perché era data dall'aver avuto la pretura, dal fatto che aveva le carceri, dal fatto che aveva comunque, diciamo, prima, perché se volessimo fare per paradosso il discorso dell'unità, allora qual era la frazione, diciamo, che è sede di municipio prima dell'unità? E dove siamo adesso? Allora, diciamo, questo non comporta assolutamente niente al funzionamento tecnico, si parla sempre di un discorso, però se noi dovessimo fare un discorso logico, allora andiamo a vedere con il compasso in questa valle qual è il baricentro vero. Perché adesso il cuore vero di Montoro, cioè il PIP. È strano, a dirsi. Benissimo. Allora rivestiamolo di un significato, questo PIP. Sì. Perché se, diciamo, deve essere come il fiume, perché sul fiume, il fiume può diventare benissimo un parco tematico, logicamente una volta pulito, perché ci sono ancora dei ponticelli a schiena d'asino di rara bellezza e rara importanza, anche perché
c'è il discorso dell'edicola, che ancora coloro che prima non passavano si fiumi, quindi non pagavano il dazio, diciamo così, passavano al loro pericolo lungo e quindi si affidavano a queste edicole che si vedono ancora. La paura è che quando si va a fare queste vasche di laminazione, quando si fanno, verrà buttato tutto a terra, senza ricordare che Montoro aveva tutti questi muretti, le murecine si chiama, questi muretti a secco, che naturalmente diciamo costellavano il territorio dividendo i vari poteri, certo, che poi avevano dei nomi, le starze, l'acquatorio, gli ungiti, insomma sono dai, il campo, com'è? Ecco, ci sono tanti nomi evocativi proprio di quello che vigna veterana, vigna veterana, insomma, ecco, diciamo tutti questi nomi, Fondanavetere, tutti questi nomi. Ora concludo perché devo dare. Dicevo, proprio per questo, è che le autostrade nel deserto a che servono? Per portare al PIP. Allora ecco la neuroestetica. E a quel punto va bene per la solita tammuriata sagra, e anche quello sicuramente è tradizione, anche quello sicuramente fa parte del nostro corredo genetico e del nostro corredo culturale, però deve essere sempre anche visto in funzione di sviluppo più grande. Per essere un po' più cattivi, c'è una visione urbanistica armonica, armonizzata, insomma, quindi per scendere un po' nel più, diciamo, per nel particolare, toccare la nota dolente, ecco, quello che ancora manca è un puc, diciamo così. Ma diciamo che questo c'è qualcosa che alcuni cittadini sembra ancora lamentano, esempio nei trasporti a distanza di pochi metri sull'ex confine ci sono ancora, c'è ancora qualche disservizio, qualche marciapiede, qualcosa, insomma, a distanza di quanto è passato, un anno e mezzo credo dall'amministrazione, sì, però dall'unificazione di più. Siamo quasi a 3 anni dall'Unione. Ecco, ma voler accontentare tutti per cercare di bilanciare, vabbè, si può anche, io ripeto, non è un giudizio dal punto di vista né tecnico né particolarmente politico, no. È soltanto qualcosa, ecco, parlavamo di estetica, non so, si va alla frazione Figlioli, era l'antica via dei due principati, poi è stata fatta la variante. Per quale motivo la luce che illumina gli alberi va, diciamo, da sopra a sotto, quindi rendendoli inutilizzabili, piuttosto che da sotto a sopra, tipo anche questi, gli altri platani che sono rimasti attorchiati, sì, o cose del genere, diciamo, cioè l'estetica è un qualche cosa che diventa anche funzione. Cioè la forma, ecco, l'abbiamo detto prima, il perché alcune associazioni devono usare un dialetto a volte incomprensibile, perché anche il prete, vabbè, lasciamo perdere la messa in latino, non è quello il discorso, che siamo arrivati al Vaticano II sicuramente, ma per quale motivo bisogna l'omelia, per esempio, dirlo per forza in dialetto? Esiste una lingua, si usa la lingua, si usa secondo, diciamo, quello che dicevamo prima a proposito delle percezioni, sensazioni o emozioni o commozioni. È chiaro che noi abbiamo una vasta, diciamo, gamma di quello che può essere l'essere umano, come diciamo rapportarsi sia all'ambiente sia relazionarsi agli altri esseri umani. Però per fare questo, ecco perché io dicevo il discorso del frazionismo, è bello ad esempio Sant'Eustachio che mantiene ancora il discorso casale di sopra, casale di basso, quindi il casale, cioè ecco queste case arroccate intorno alla chiesa che poi erano la costituzione, diciamo, di Montoro, in quanto poi tra l'altro frazione è un termine di origine del periodo fascista, quindi non era, tanto è vero che esistono credo ancora due via Roma, una a San Pietro e una a Piano, quindi di conseguenza anzi di quel periodo quello che era bello erano le scritte che stavano lungo lungo gli antichi palazzi, stavano delle scritte tipo se arretro, se avanzo seguitemi, c'era una casa a Piano, qualcuno se la ricorderà, c'era Rex Dux, cioè, quella era una cosa bellissima dal punto di vista storico, anche conservare le antiche, è come qualcuno che volesse abbattere lo Stadio dei Marmi a Roma perché casomai è stato fatto perché c'era il fatto. Quella è la storia, in bene o in male che sia, al di là delle ideologie, perché poi naturalmente quando ci mettiamo l'ideologia, allora a questo punto diventiamo tutti partigiani. Un'Italia di partigiani. A proposito d'Italia, adesso abbiamo allargato il respiro. Il governo Renzi, da quando si è insediato, doveva essere il governo delle grandi riforme, dei grandi cambiamenti, di quello che non si è mai stato fatto e finalmente si farà.
A proposito di questo, Renzi pare si giocherà tutto sul referendum sulle riforme. Ecco, tu come la vedi questa cosa? Davvero queste riforme aiuteranno il paese? Davvero Renzi le sta attuando? Io ho l'impressione che sicuramente la partecipazione dei cittadini ci sarà, perché il discorso dell'antipolitica si lega naturalmente al discorso dei costi della politica, quindi affamare la bestia vale sempre la pena. Perché diciamo che nel momento in cui si elide una istituzione che non ha ovviamente nel doppio passaggio Camera-Senato non ha nessuna ragione d'essere, perché insomma, tutte le democrazie si basano su una Camera di rappresentanti e appunto l'abbiamo detto prima, la politica è rappresentante e si vota il proprio rappresentante, lo si vota chiaramente, l'abbiamo visto in tante circostanze con tante modalità diverse, però chiaramente il concetto è quello. Quindi io credo che Renzi, anche se ha diciamo sviluppato questa maggioranza con anomala con Verdini, che effettivamente molti credono anomala, se posso. Perché anomala? Perché molti credono... molti l'hanno scritta assieme questa riforma. L'hanno scritta assieme. Molti credono che sia il plenipotenziario Verdini di Berlusconi nel governo Renzi e che quindi sia tutta la solita farsa ammucchiata, la quale poi ha anche una ragion d'essere, perché se è vero l'intreccio, come si è visto in questi giorni, tra massoneria, potere... giusto un'osservazione, con un'ondata, no? Questi per 3 voti al Senato... Sono passati, questi 3 sono diventati automaticamente vicepresidenti di commissione. Cioè il giorno dopo. Questo è evidente, però si fa colpo all'otto lire ancora la politica. Sì, però la domanda di Niccolò era se il referendum è stata una mossa, diciamo, cavalcarlo il referendum piuttosto che giocarsi tutto sul referendum. È chiaro che è una mossa da furbetto, questo è ovvio. È naturale che al contrario di raddare al mare oppure di non volerlo fare, anticiparsi. È chiaro che è stata una mossa chiaramente tattica, non strategica, però il discorso che comunque si riduce, anche se minimamente, l'invadenza, diciamo, della politica, perché le persone, e noi l'abbiamo visto anche a Mondoro, l'abbiamo detto prima, 300 giovani che partecipano alla politica, significa che la politica ancora rappresenta un indotto per molte persone che vogliono realizzare qualcosa, diciamo, attraverso o quello che credono di poter fare in futuro attraverso, diciamo, il meccanismo politico. Allora, noi dobbiamo, diciamo, ritornare un poco a quello che davvero significa politica. Cioè, politica significa soprattutto, lo diceva prima Gianfranco, lo ripetiamo ancora un'altra volta, significa partecipazione. Partecipazione non del tutto gratuita, ma soprattutto anche gratuita. Ecco. Cioè è inutile che noi dobbiamo credere che per non affinché qualche rappresentante non sia tentato dalla corruzione, noi dobbiamo credere che aumentando lo stipendio aumenta la fama, né più né meno, l'abbiamo visto. Perché dobbiamo anche credere allora a questo punto che tutta la situazione finanziaria nella quale noi ci siamo trovati ultimamente con i mercati che come è capitato a suo tempo a Berlusconi, è capitato adesso, con i mercati che scendono improvvisamente e l'Italia diventa maglia nera, poi all'improvviso c'è il discorso di Draghi e si ripiglia, però vuol dire che è tutta una manovra. Sono dei giochi di potere e questo lo sappiamo. Draghi sappiamo la sua forza, perché lo sappiamo. Però nel momento in cui si riduce la rappresentanza del Senato sono soldi in meno per quanto riguarda diciamo il cittadino, è una camera, è una, appunto, anche se il Senato è una camera in meno istituzionale, e quindi di conseguenza io credo che questa riforma, anche se appunto anomala, anche se diciamo tirata per i capelli, anche se passerà. Posso esprimere qualche opinione? Io sono un po' molto più cattivo e scettico riguardo queste cose, perché diciamo che il bicameralismo è stato pensato in un momento storico molto, molto particolare. Posto? Problema audio? No. Si usciva dal fascismo.
Ma secondo me non siamo mai usciti sostanzialmente dal fascismo, quindi secondo me ha ancora motivo d'essere il bicameralismo, perché alcune porcherie, proprio per il sistema informativo che abbiamo, probabilmente le fanno alla Camera, poi ci sta un po' di eco mediatico e mentre arrivano al Senato e poi rimbalzano indietro, noi abbiamo almeno il tempo di farci un'opinione. Quindi diciamo, secondo me, mentre nelle altre democrazie europee a cui piace molto ispirarci, hanno un altro senso civico, hanno un altro sentire, un'altra percezione della società, e quindi noi abbiamo sviluppato, grazie alla nostra capacità di adattamento, un altro gene, e quindi secondo me il bicameralismo ci vuole. Poi un'altra osservazione che voglio fare è questa, insomma, secondo me la riforma della Costituzione, ricalco un'osservazione che ho sentito ma che faccio mia in questo caso, dovrebbe essere una materia parlamentare e non una materia di governo. E soprattutto dovrebbe vedere una partecipazione più ampia rispetto a quella di 3 persone, penso lo possiamo dire, un po' scambiato, un po' come al mercato delle vacche. Ecco. No, ma non mi equivoco, no, perché uno può dire anche io sono d'accordo con questa Costituzione, benissimo, cioè questa riforma, però mi devi dire come l'hai fatta, chi l'ha scritta. Cioè Berlusconi qualche giorno fa se ne è uscito, no, Renzi ha violato il nostro patto in 17 punti. Cioè, ma fammi vedere questo qua. Cioè, poi hanno scritto un'altra Costituzione ombra, forse, non lo so, hanno fatto una seduta spiritica con Lucio Gelli, ci sono fatti ispirarsi questi punti, che poi sono gli stessi che facevano quelli, insomma, sono le stesse cose. Cioè... Posso fare un riferimento storico? Vai. È un riferimento storico a Mondoro. Perché naturalmente il Senato, noi lo portiamo come Senato ovviamente del Regno, come tu dicevi, no? E quindi naturalmente il Senato del Regno era che diciamo, il nostro maggiore rappresentante politico, diciamo, no? Che poi viene osannato, sai, che bandierine, solite cose, no? Tutto quello di facciata sappiamo che, insomma, attualmente pure a Mondoro va molto di moda, no? E c'è la propaganda, quella che è la propaganda, era il mingù polp, diciamo, dei bei tempi andati. Allora, di conseguenza, il nostro maggior rappresentante, non so, Michele Pironti. Michele Pironti è ministro della giustizia, eccetera, ma come senatore, cioè nominato dal re. Nel momento in cui Michele Pironti si presenta come deputato, cioè che dove non viene eletto a Mondoro. Questo poi perché non si dice, ma la cosa bella è che non è che non viene eletto a Mondoro, non viene eletto in Irpinia De Santis, Francesco De Santis, cioè Francesco De Santis, che è il ministro della pubblica istruzione ed è quello che praticamente unisce l'Italia, perché dice: guarda, qua non c'è più la lingua napoletana, non c'è più la lingua lombarda, eccetera, via scorrendo, qua ci sta Dante, Petrarca e Boccaccio, per cui l'italiano è il toscano, quindi l'italiano vero in realtà è il dialetto toscano. Ecco, allora a questo punto non viene eletto, deve andare a Melfi. E diciamo Piron deve andare a Nocera, cioè non viene eletto uno di Mercato San Severino, certo conforto, non viene eletto, cioè quando poi lui si vuole portare sul terreno pratico non lo è più. Allora se noi facciamo la Camera dei Lords, vabbè, è una Camera che avrà eletto la regina Elisabetta, la Camera dei Pari, eccetera, allora quella è una cosa, cioè, lo diamo al popolo. Facciamo la Camera degli Indagati. E facciamo, allora, se facciamo il Senato, con questa riforma, allora, per la selezione. Ecco, io dicevo, invece di averne 600, ne abbiamo 300, saranno 300 indagati, ma sono meno di 600. Perché la mia è una riflessione negativa come la tua. Io parlavo solo di affamare la bestia, non di dire che. Perché se fosse stato un bilanciamento dei poteri, cioè nel bilanciare i poteri a livello istituzionale, allora ben venga un discorso, ma nel momento in cui diciamo non è più questo, perché tra un conforto sconosciuto e Michele Pironti è inutile che adesso noi andiamo a mettere i bandierine sull'immondizia, perché è questo il discorso. Però secondo me, se posso permettermi, cioè andare a selezionare i membri di questo nuovo Senato tra le regioni, che noi sappiamo, prima dicevo manco tanto ironicamente, la classe dirigente peggiore che abbiamo in Italia, dargli l'immunità. Cioè, secondo me, se si voleva affamare la bestia, per esempio, si poteva rendere legge ciò che fa nel suo piccolo il Movimento 5 Stelle, cioè dimezzarsi gli stipendi, 2 mandati a casa, niente più benefit, cioè dimezzamento dei parlamentari. Cioè, voglio dire, si potevano fare altre misure, ma mantenere sostanzialmente inalterato il meccanismo
bilanciato delle Camere, garantendo la rappresentatività sia territoriale e cercando un attimino di introdurre un fattore di eticità, insomma, in questa riforma, non un fattore di appariscenza, e poi nella sostanza, appunto, parliamo di percezione, la si vende come una grande riforma, come se l'Italia avesse bisogno di questo, ecco. Che poi, tra l'altro, l'ultima postilla, un conto sono gli stipendi, appunto, degli eletti, un conto è l'apparato della struttura del Senato, che praticamente resterà inalterato. L'apparato di uffici, di portiere e segreteria, portaborse. Sì, io personalmente ho accettato, mi ha fatto assai piacere, anzi vi ringrazio tutti, ringrazio Raffaele e naturalmente Radio Raffaele per l'ospitalità, proprio perché c'è una condivisione e una simpatia per il discorso che i 5 Stelle portano avanti, quindi non faccio mistero di avere questa simpatia e la esprimo pubblicamente, come ho sempre, diciamo, espresso il mio pensiero. Però voglio dire, è il meccanismo che conduce l'individuo a credere che la politica possa farlo salire nella scala sociale. Cioè, noi blocchiamo, sì, paghiamo naturalmente i vari addetti, vari che rimarranno ovviamente, eccetera. Però, diciamo, riduciamo anche il discorso delle province, è un discorso assurdo, è un discorso ridicolo, ma è evidente, è sotto gli occhi di tutti, esattamente, però già il fatto di non aver creato il consigliere comunale, cioè di non aver creato un senatore come Razzi, tanto per non fare esempi, già questo, già aver ridotto il numero degli aventi diritto a una casta, già questo significa in un certo qual modo, io credo che Renzi, con ovviamente con le grandi potenze, le grandi democrazie, che ovviamente non ridono soltanto dietro a Berlusconi, ma ridono anche decisamente ci ridono dietro, perché no. Ma perché ci ridono dietro? Ci ridono dietro per un motivo molto semplice, perché c'è stato gente che hanno fatto guerre civili, gente che hanno combattuto guerre non come l'Italia, che partiva sia nella prima che nella seconda guerra mondiale, partiva con uno schieramento e finiva con un altro. Non è questo, perché diceva Churchill, l'italiano è un popolo che va alla partita di pallone come in guerra come alla partita di pallone. Allora detto, fatte queste affermazioni, un cartello autostradale, insomma, hanno scritto, l'hanno profanato, insomma. Quindi, allora voglio dire, quando ci troviamo in queste condizioni, ridono per il nostro debito pubblico. Noi abbiamo un debito pubblico dovuto alla politica che è qualcosa di assurdo, oltre 2.200 miliardi, che aumenta con una spesa e che poi non l'abbiamo visto, i vari furbetti, eccetera. Allora, chiaramente lui, con tutte le sue consorterie, massonerie, eccetera, lo stesso Renzi ha dovuto dare un contentino all'Europa e quindi qualcosa ha dovuto fare. Questo è evidente, che ha fatto pochissimo se non nulla. Ma allora perché al ballottaggio non va il partito, i 5 Stelle con il Partito Democratico col centrodestra? Per quale motivo? Perché non gli conviene. No, voglio dire, perché noi, o voi, meglio dire, perché chiaramente io come persona anziana, no, insomma, poi legato al mio lavoro, eccetera, ma dico, un giovane, ecco, perché non si batte per questi ideali, eccetera, ovviamente l'ambiente, le riforme, eccetera, via discorrendo, e quindi di conseguenza, diciamo, poi dopo lo va a discutere nel momento in cui poi si troverà una Camera, non se ne trova due. Se è accettato questo tipo di Camera, io vorrei sottolineare alcune cose che proprio a me non mi scendono da tempo, no? Cioè, immaginate un attimino che ci sono due persone che gestiscono gli orologi del Senato, sono due persone semplicissime che la mattina guadagnano, diciamo, 10.000 euro al mese. Vorrei capire, uno che ti tocca il pulsante dell'ascensore e ti fa salire sopra, la media degli stipendi degli impiegati è di 150.000 euro all'anno, cioè fa rimbombare, cioè, tutta questa classe, io penso che sono privilegiati, tutte queste situazioni qua, e poi vai a vedere che cosa vogliono fare, vogliono far sì che 100 elementi, di cui 75 persone delle regioni, tra presidenti e vicepresidenti delle varie regioni d'Italia, 24 sono dei comuni, 5 sono i soliti senatori a vita, che non ho capito perché c'è sta moda, ma che faranno la differenza. E mi chiedo, sì, ma
praticamente, materialmente, no? Io so come sono bravi questi presidenti delle regioni, no? Ma che fanno? Da lunedì al mercoledì stanno lì alla regione, facciamo qua i provvedimenti, tutti concentrati in tre giorni. Poi giovedì, venerdì e sabato, che non al so Senato. Sabato, vanno al Senato a fare i senatori. Magari, visto che abbiamo capito cosa dovranno fare, cioè nel senso che loro, non avendo potere di cambiare le leggi, potranno tenerle parcheggiate, questi fogli, no, con queste leggi, parcheggiate per 15 giorni. Tra l'altro. Dopodiché, dopo devo ritornare alla Camera. Cioè, le possono guardare e dice no, facciamo un'osservazione su questo dato e poi lo rispediamo. Il testo di legge prevede un rimborso spese che non ha un tetto. Cioè, quindi praticamente le spese saranno ancora di più. Poi volevo fare una battuta sul fatto dei furbetti, no? Visto che almeno secondo la mia modesta opinione, praticamente si passa da un distrattore all'altro, no? Prima il centro del mondo era una città di 40.000 abitanti, poi diventa un'altra fesseria, poi diventa la riforma costituzionale, che per carità è un argomento importantissimo, e magari adesso sarà il tema dei fannulloni, no? Ma per tutti quelli che strisciano e poi non si presentano in Parlamento, quelli che votano per quello a fianco, cioè, ma pure per loro c'è sta licenziando in 48 ore, domanda provocatoria, e passo la palla al professore. Chi dorme però in sede? Noi siamo partiti dal tema dell'ambiente, sì. Ora io volevo fare una riflessione che diciamo può sembrare anche paradossale anche questo, ma diciamo noi viviamo anche forse per l'interesse dei radioascoltatori, per il paradosso. Però io dico questo: dico, se si parte da Salerno, mettiamo, no? E si arriva a Roma, ecco, io personalmente, qualche volta che ho fatto la strada da Salerno, soprattutto quello per Pompei, Cava, eccetera, fino a Roma, non ci sono 100 metri senza una casa. E allora, quando noi abbiamo fatto le circoscrizioni, le varie, come dire, le comunità o comodità montane, i vari distretti, aree vaste, tutto quello che si inventano di burocrazia possibile e immaginabile, non è che abbiamo, diciamo, bloccato la cementificazione, non è che abbiamo migliorato, anzi l'abbiamo peggiorato, perché i grandi affari vanno insieme a queste grandi opere, eccetera, quindi abbiamo visto il grande Sarno, insomma, perché poi anche in italiano diciamo, l'aggettivo grande è diverso dall'aggettivo grosso. Noi dovremmo dire il grosso Sarno, ma non il grande Sarno. Il grasso Sarno ancora meglio, perché darà da mangiare chissà come e a chi. Allora, di conseguenza, voglio dire, aumentando, spezzettando, cioè, diciamo, tutta questa parvenza di aumentiamo naturalmente il facimamui, cioè il come dici tu, quello che va a regolare l'orologio, quello che, insomma, il furbetto, insomma, tutto questo. Allora voglio dire, quant'anche fosse una riforma la peggiore del mondo, Monca, eccetera, viscorrendo, ma quant'anche riduce un consigliere di un qualsiasi condominio, già sarebbe un passo avanti. Secondo me, però, questo pensiero qua si attende alla loro vittoria. Secondo me la democrazia in termini di rappresentatività è una conquista che ci dobbiamo difendere, però non ce la siamo saputo meritare, secondo me. Cioè, nel senso che io preferirei, quando sono 1.000, tenerli 1.000 tipo a costo zero. Cioè, nel senso, vitto, alloggio, tipo ti faccio un palazzo, lo so, prima dicevo parla in napoletano, però noi siamo sinceri, cioè ci distrighiamo pure, io massico abbastanza bene anche l'inglese, non dico il latino, probabilmente l'ho studiato, però quando dico meno qualcosa di immediato, lo dico, devo andare in napoletano, ti costruisco un bello palazzo. Quando sono 1.000 loculi, 1.000 alloggi, tutto pagato, però. Cioè, tipo, te lo faccio a fianco, così tu scendi la mattina, tipo residenza universitaria, no? E è zero spese, però basta. Cioè, nel senso, io ti metto in condizione di vivere dignitosamente, però non ti do una lira. Cioè, non esiste questa cosa che... il tuo servizio sociale. Allora, ecco, se vogliamo fare il discorso dei costi, esattamente la loro vittoria, perché gli sprechi, cioè l'ultima cosa che si va a tagliare, secondo me, è la democrazia. Quello non è mai un costo. Secondo me gli sprechi sono alti, sono milioni e milioni di euro di corruzione, dirigenti che prendono più di Obama, cioè, sì, scusami, però io mi riferivo al discorso delle case, uno nell'altro, tu parlavi prima del PUC, eccetera, per dire che diciamo, se si va a Londra, no? Londra è l'insieme di 11 città: Chelsea, Tottenham, Bloomsbury, Westminster, eccetera. La stessa cosa New York, Manhattan, Brooklyn, Parigi, insomma, eccetera. Allora voglio dire, e diventano città di 10, 12, 15 milioni di abitanti e vengono amministrate.
ma non è che vengano amministrate perché casomai eventualmente c'è il, ecco, si parlava del solitario al comando, oppure l'uomo unico, l'uomo della provvidenza, oppure come lo vogliamo chiamare, in tanti modi, oppure attraverso aumentando diciamo 1000, 2000, oppure un poco come dicevi tu alla Saint-Just, alla Rivoluzione Francese, cioè fare, ecco, diciamo una sorta di taglio delle teste. No, purtroppo nasce sempre dalla consapevolezza dei cittadini. E allora ecco che poi alla fine arriviamo all'essenza del voto politico, che se il cittadino ha la possibilità di esprimere la propria idea, allora se poi invece diciamo lo fa perché eventualmente è indotto, parlavamo dei neuroni specchio, cioè, e via discorrendo, viene indottrinato, allora a quel punto effettivamente o 1000 o 500 non basteranno mai o saranno sempre troppo anche pochi. Anche questo è vero, perché uno, prima diciamo il fatto della richiesta che abbiamo fatto, no? dei cestini per le cicche, per le gomme, forse non ne basterebbero uno ogni 10 metri, però in realtà una persona civile non ce ne vuole neppure nessuno, perché o si porta il posacenere, quello portatile, oppure non fumo proprio, che è la meglio cosa, oppure la butta a casa. Insomma, io vedo proprio a volte dei miei coetanei, dei ragazzi, il lancio della cicca usata oppure del pacchetto finito è quasi un gesto che c'ha del folcloristico, lo si lancia pure in un certo modo, cioè, capito? Non è che lo si butta a te, perché lo si lancia proprio, lo si sbatte a terra. Da Montoro ultimamente a Londra ho detto: mi raccomando, quando arrivate a Heathrow, dovete scendere a Heathrow, quando arrivate a Heathrow, mantenetevi sulle scale mobili, mantenetevi a destra, perché lì c'è keep right. Ma no, cioè, lo sa, perché chi va veloce e ha necessità, che non ha valigie, che ti supera sulla sinistra, ti travolge. E poi loro hanno anche ragione, perché poi ti dicono di tutto, poi ti dicono mafia, ti dicono di tutto. Italiana, ma perché siamo abituati, per esempio. Allora voglio dire, la disciplina, l'organizzazione, il modo di comportarsi, naturalmente, ecco, non ho nessuna difficoltà a parlare napoletano, wish federaga, penso, lo si dice normalmente, e quindi di conseguenza è quello che ci hanno abituato e che ci hanno fatto vedere, che naturalmente poi alla fine ognuno di noi ritiene o pensa che abbia formazione della nazionale di calcio come la ricetta per poter, e invece ce n'è una sola. Ecco, non vorrei ritornare al discorso del laboratorio, però era quella soltanto di avere, forse, se è possibile, di questi tempi, senza offendere nessuno, rivalse di nessuno, ma di avere una maggiore, non avere la maleducazione comune, appunto, di buttare la cicca per terra, e di cercare di arrivare con i propri mezzi e soprattutto studiando, arrivare ad essere veramente dei cittadini tali di tale nome. Diciamo, se posso concludi, perché Raffaele ci sta guardando male. No, giusto, oltre a studiare, che sicuramente è la cosa cardine, cioè l'apprendimento fatto in modo metodico, già informarsi, ecco, informarsi e leggere l'attualità con senso critico attraverso qualsiasi mezzo di informazione, anche il nostro modesto nella frazione parlante in questo istante, insomma, già è qualcosa. Quindi l'appello che facciamo ai nostri ascoltatori è quello di essere curiosi. Siate curiosi, informatevi, cercate di riflettere su ciò che accade, perché solo così potete esercitare la libertà che avete. Grazie ragazzi, grazie ai radioascoltatori, grazie Luciano per essere stato con noi, con la promessa che tornerai, perché abbiamo ancora altro di cui discutere. È sempre parlare, comunicare, lo dicevo, è la cosa davvero più umana possibile e più logica. Grazie a tutti, Gianfranco, Francesco, ciao, buona serata. Grazie a Raffaele soprattutto, che ci ha supportato, e Raffaele che ci ha tenuto qui per un po' di tempo in più. Buona serata e alla prossima. Alla ciao prossima. Grazie. Avete ascoltato A risentir le stelle, messaggio politico autogestito a pagamento. Non siamo un partito, non siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta. Ognuno vale uno, ognuno vale uno, ognuno vale uno, vale, vale uno. Non siamo un partito, non siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta. Ognuno vale uno, ognuno vale uno.
C'è un movimento senza capi né padroni, puoi trovarlo sotto la voce non associazioni. Una rete di persone in connessione diretta. Siamo il popolo del web in diretta con le webcam. E ci battiamo per le fonti rinnovabili, energia pulita, pannelli fotovoltaici, per l'acqua pulita.